Sì. Bene, buongiorno, benvenuti al quarto appuntamento dedicato al tormentone su Amazon. Abbiamo avuto Wiley, Federico Rampini, il ministro Franceschini e finalmente sentiremo il punto di vista di Amazon, in questo caso del vicepresidente Diego Piacentini, che ringrazio per la disponibilità da parte della Scuola Holden. Lui è vicepresidente di Amazon, quindi il numero due, il braccio destro di Bezos dal 2000, da tanti anni. Farà un intervento che durerà più o meno 50 minuti e poi avete la possibilità fino al massimo di 12 e mezza di fare delle domande. Ok? Buona mattinata. Allora, innanzitutto saluti a tutti, mi scuso fin d'ora se il mio italiano sarà farcito di inglesismi e spero soprattutto di tenere il congiuntivo correttamente, visto che è da 15 anni che non sono in Italia. Innanzitutto voglio subito smitizzare lo storytelling del fatto che io sono il numero 2 di Amazon e vi spiego anche come è arrivato. Era una zanzara? Ok. Il primo giornalista che mi intervistò nel 2000 aveva visto Senior Vice President, ha detto Jeff Bezos è il President, Diego è il Senior Vice President, quindi è il numero due. Da lì è nata e per quasi tutta la stampa italiana, io ogni tanto smentisco, non sono il numero due, io riporto direttamente a Jeff Bezos, ma siamo in otto che riportano Jeff Bezos, quindi di fatto ci sono otto numero due. Comunque, molto brevemente, io sono nato a Milano, mi sono lavorato in economia, ho lavorato in Apple per 13 anni e poi nel 2000 ho lasciato Apple in maniera assolutamente non prevista, non voluta e non desiderata. Tutti mi dicevano che ero matto come un cavallo, per migrare a Seattle con la famiglia e i due bimbi piccoli, perché credevo moltissimo. Io ho incontrato Jeff Bezos sul serio per caso, non racconto la storia, ma proprio per caso, e cercavano qualcheduno per lanciare Amazon dal punto di vista internazionale. Quando sono arrivato nel 2000 esisteva Amazon Inghilterra, Amazon UK e Amazon Germania, che erano nati letteralmente sei mesi prima. Dopodiché abbiamo lanciato Giappone, Francia, Canada, sono in ordine, Cina, Italia, Spagna e recentemente India. In Brasile abbiamo attività sostanzialmente di libro fisico e libro digitale. È stata una storia molto interessante che volevo condividere, quindi di fatto la mia presenza qui non è tanto una risposta al dibattito, mi sembra di aver letto Lupo Mannaro e Babbo Natale, quanto per raccontarvi un po' la storia di Amazon, per quello che abbiamo proprio intitolata Foundational Principles, quindi la presentazione sarà in inglese, ovviamente io parlerò in italiano. Foundational Principle, per cui vi racconto la storia di Amazon, i principi di Amazon, poi chi vuole trarre le conclusioni trarrà le proprie conclusioni. Comunque lasceremo sicuramente tempo per domande e risposte. Un altro piccolo appunto che potrebbe essere anche interessante: uno dei motivi per cui sono andato, ho accettato l'offerta di lavoro a Seattle, a parte Jeff, la sua visione di lungo periodo, l'idea di questa sfida incredibile di un'azienda che allora perdeva più soldi di quanti ne ricavasse, era anche una specie di tornare indietro nella storia, perché quando avevo 17 anni io sono stato un exchange student con Intercultura, AFSAI e IFS in una scuola superiore americana per un anno e casualmente fui mandato da una famiglia a Olympia, che è la capitale dello stato di Washington, a 30 miglia da Seattle. Quindi il fatto che 25 anni dopo, casualmente, un'azienda che ovviamente non esisteva neanche quando ero negli Stati Uniti, mi facesse questa proposta di lavoro, sicuramente mi ha molto incuriosito. Io credo molto nei segni del destino, quello mi sembrava tale. Adesso vediamo se... Eccoci qua. Questo è il sito di Amazon quando è stato lanciato. Tra l'altro siamo casualmente nel ventennio del lancio di Amazon.com. Questa è esattamente la prima pagina del sito, fu lanciato a luglio, questa è una pagina di agosto del 1995. C'è una cosa, non so se potete notare immediatamente, che ad esempio quando il sito fu lanciato non c'era un motore di ricerca.
il motore di ricerca venne aggiunto alcuni mesi dopo, però semplicemente era un sito di libro con milioni di titoli, per cui se qualcuno voleva comprare un titolo doveva fare proprio un browse molto approfondito perché non potevi cercare, però è durato pochi mesi. E Amazon è nata esattamente come azienda con l'idea di vendere libri per vari motivi, non mi soffermo più di tanto perché se ne è parlato tantissimo, con l'idea però di creare questa vastissima selezione per cui vendere di tutto a tutti in tutto il mondo. E questa era la partita, l'idea e l'obiettivo di Jeff. 1 million titles, consistently low prices. Voglio dire subito una cosa, questo consistently low prices di fatto è stato uno dei grossissimi punti di forza di Amazon, quindi la possibilità non solamente di offrire una selezione infinita molto più elevata di quelle che i clienti potevano avere in una libreria normale, ma anche quella dei prezzi bassi. Detto questo, gli unici due paesi in cui operiamo su cui i libri sono scontabili sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Tutti gli altri paesi, Francia, Giappone, Germania, Italia e Spagna. Italia e Spagna, Spagna mi sembra si possa scontare fino al 5%, in Italia si possa scontare fino al 15%. Questa consistently low prices di fatto non è mai stato un punto di forza, perché gli sconti erano parificati tra libreria online e libreria fisica. Quindi il punto di forza di Amazon sono stati gli altri cosiddetti due pillars, due piloni fondamentali, che sono la selezione praticamente infinita e il servizio di convenienza e il servizio al cliente, di cui parleremo dopo. Questo è stato il primo libro spedito. Il sito è aperto a luglio, però c'è stata una fase beta aperta a parenti, familiari, amici per più mesi. Come potete immaginare, questo era il tipo di persone che si collegava a internet allora. Fluid concepts and creative analogies, computer models of the fundamental mechanism of thought. Difficile da trovare in libreria, l'avevano trovato su Amazon. Comunque questo venne spedito esattamente oggi, abbiamo il 15 di aprile, mi sembra il 3 o il 4 di aprile del 1995, e da lì è partita la rivoluzione del libro online, la rivoluzione di e-commerce. Perché parto da questa cosa? Tra l'altro c'è da dire che uno dei motivi per cui anche dopo 15 anni che lavoro in Amazon sono ancora molto entusiasta dell'idea fondamentale di Amazon è perché il modo in cui Jeff ha parlato ai primi azionisti, l'azienda è partita nel 95, nel 97 è diventata pubblica, si è quotata in borsa, ha dei concetti di base che rimangono assolutamente coerenti anche 15 anni dopo. Ne ho presi alcuni. Velocità. Questo è un concetto di base, soprattutto su internet. Speed is everything, cioè questo concetto di creare comunque un'azienda di dimensioni enormi ma mantenere la velocità e l'agilità di una startup. Quindi allora Amazon andava molto velocemente perché c'erano più o meno dopo 3 mesi tanti dipendenti quanti ce ne sono in quest'aula, adesso siamo in più di 150.000. Concetto di base è come continuare questo spirito imprenditoriale pionieristico anche quando l'azienda raggiunge dimensioni enormi, che è uno dei problemi più difficili e sui quali stiamo lavorando molto alacremente. Create real value for its customer. Questi sono proprio pezzi della lettera. Create real value for its customers. Nessuna azienda al mondo dice no, io non sono customer centric, no, io non voglio creare valore per i clienti, non sono focalizzato sui clienti. Di fatto è l'insieme di meccanismi che l'azienda crea in base ai principi dell'azienda, in questo momento, in questo caso del fondatore, che si sono stati mantenuti fino ad ora e speriamo per altri 100 anni. Piccolo esempio, piccolo aneddoto: quando abbiamo lanciato in Italia, e abbiamo lanciato in Italia abbastanza recentemente, nel 2010, a novembre saranno 4 anni, scusate, a novembre saranno 5 anni, non abbiamo fatto altro che portare il concetto di customer service che abbiamo negli Stati Uniti, partito, che poi abbiamo negli UK, poi in Giappone, niente di diverso. In Italia sembrava di aprire questo cofanetto di segreti preziosi per cui i clienti erano, semplicemente il fatto che noi agivamo normalmente come agivamo nel resto del mondo, erano assolutamente entusiasti e sorpresi del fatto che se un cliente faceva un acquisto per sbaglio e diceva scusa mi sono sbagliato, posso restituirlo, la risposta era sì, rimandamelo, quando arrivano ti ridiamo i soldi, oppure addirittura spesso e volentieri ti ridiamo i soldi prima ancora che tu ci spedisca il prodotto.
altro concetto di base, partito dall'inizio. Amazon, quando ha spedito sostanzialmente libri in 170 paesi al mondo entro i 4-5 mesi dalla nascita. Spesso e volentieri un libro, cliente in Italia, compra su Amazon negli Stati Uniti, noi diciamo che ci metteva dai 10 ai 30 giorni, stiamo parlando ovviamente degli albori della logistica, il libro non è ancora arrivato. 99 su 100 il libro era da qualche parte nel sistema postale. Senza nessuna domanda gli si rispediva un nuovo libro e si diceva al cliente: quando arriva il nuovo libro, se hai tempo ci rispedisci indietro l'altro oppure lo puoi donare. Quindi questo concetto assolutamente rivoluzionario del rapporto con il cliente è stato esteso in tutti i paesi del mondo e questo ha costituito uno dei principi fondamentali su cui abbiamo creato e continuiamo a mantenere i rapporti nell'azienda. Altro concetto di quella lettera agli investitori è: faremo decisioni molto coraggiose, prenderemo decisioni molto coraggiose invece di decisioni di investimento timide. Questo perché veniva chiarato immediatamente il concetto di: non è semplicemente l'idea di creare un bookstore online, ma è di creare questo nuovo rapporto con il cliente che internet permetterà di radicalizzare completamente. E questa idea, e vi faremo vedere molti esempi di pensare veramente in grande, questa idea di rivoluzionare i rapporti tra Amazon, l'utente finale, ma cambiare delle dinamiche che in quel momento erano totalmente diverse da quelle di oggi. L'altro concetto di base che è veramente importante, che pochissimi hanno capito all'inizio, adesso sempre di più diventa un concetto valido, soprattutto all'interno di un mercato quale quello americano, dominato dai concetti di borsa, di Wall Street, delle banche di investimento, dove le aziende, in passato ma spesso ancora nel presente, ottimizzano tutte le decisioni di investimento per far vedere i risultati del trimestre, per far vedere la trimestrale. Questo è un concetto di base che ho comunicato agli azionisti. Se siete azionisti interessati ai concetti statici di price earning, profitto immediato, non investite in Amazon, perché tutte le nostre decisioni saranno decisioni non per l'ottimizzazione dei risultati di quel trimestre, non per l'ottimizzazione dei risultati di quell'anno, ma per creare valore nel lungo periodo. Concetto di base importantissimo, perché se lo fai partire dall'inizio cambia completamente le dinamiche di decisione. Quando dici investo, quando noi ad esempio siamo entrati in Cina, quando siamo entrati in India, il concetto di base non era fammi vedere il modello di profitti entro 5 anni. A, perché nessuno lo conosce. B, perché sappiamo che in paesi come l'India, sto parlando semplicemente dell'investimento più recente, si tratta di creare quello che creò Amazon negli Stati Uniti nel 1999 con una concorrenza molto più agguerrita di quanto Amazon stessa aveva nel 99, e quindi il concetto è: che valore crei in India? Se ti focalizzi per dimostrare agli azionisti che crei profitti nel giro di 1, 2, 3 anni, prendi decisioni completamente diverse da invece quelle decisioni che sono dettate da un'ottica di lungo periodo, che ti dicono: io devo cambiare queste dinamiche del mercato indiano e ci posso mettere 5, 10, 15 anni, ci metterò quello che ci metterò, non sono prevedibili, e quindi tutte le mie decisioni di investimento saranno quelle basate su quel concetto. Molto legato a quello, abbiamo imparato molto bene che si tratta di piantare piccoli semi per creare delle piante che nel tempo cresceranno e creeranno dei modelli di business significativi. Legato a questo concetto c'è un concetto di stubborn, italiano? Testardaggine, è un concetto di willingness to be misunderstood, che vuol dire capacità, disponibilità ad essere incompresi. Quindi non si tratta di quello che gli altri dicono di noi, ovviamente lo ascoltiamo, ci guardiamo allo specchio, valutiamo quello che dicono, ma alla fine è continuare sulla propria strada e continuare a rivoluzionare quello che deve rivoluzionare. Legato a quello c'è anche un concetto di cambiare idea. Spesso, ed è uno dei principi dell'azienda, è cambiare idea è non solamente ok, è incoraggiato. In genere più vai a livello senior, di seniority, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista politico, soprattutto quest'ultimo è vero, cambiare idea è spesso giudicato come un essere banderuola al vento, non avere le idee chiare, non avere le idee precise. Soprattutto se guardi il concetto di velocità e l'idea di prendere delle decisioni,
se non cambi idea, perché hai dei nuovi dati, delle nuove informazioni, insisti su delle idee sbagliate. Questo è un concetto molto importante che può facilitarvi a avere un'opinione su Amazon, che è la customer obsession al posto di essere competitor focus. Nota bene, non è che noi non osserviamo la concorrenza, tutt'altro, siamo molto attenti alle dinamiche che esistono sul mercato dell'e-commerce, sul mercato di internet in generale, sul mercato del cloud computing. Abbiamo intere squadre di persone, che noi chiamiamo internal benchmarking analysis, che sostanzialmente misurano il livello di servizio della concorrenza. Spendiamo diverse ore alla settimana ad analizzare quello che fa la concorrenza, perché speed matters, quindi se le dinamiche stanno cambiando le osservi, non solamente parlando con il consumatore ma vedendo anche quello che fa la concorrenza. Detto ciò, tutte le decisioni sono concentrate su quale valore crei nei confronti del cliente. Questo è un esempio. Adesso io ho riportato delle customer reviews, quindi delle recensioni del cliente di un libro abbastanza recente, un libro decisamente positivo, ma che ha anche 7 brevi lezioni di fisica, che ha anche delle review negative. Questo è un concetto che adesso è assolutamente normale, la maggior parte di voi sono sempre stati abituati a questo concetto di customer review, ma che nel 95, quando Amazon venne lanciato, era assolutamente rivoluzionario. L'idea di dire, caro lettore, dimmi cosa pensi di questo libro, scrivi il libro. In un mondo che era unicamente dominato dalle recensioni dei critici, dai gatekeeper, da quelli che dicevano questo è buono, questo è cattivo, e libri, ma anche spettacoli mediali in generale, potevano essere celebrati o completamente distrutti semplicemente in base all'opinione del critico. Questo ha completamente rivoluzionato un concetto che, torna a dire, adesso sembra assolutamente normale, ma 20 anni fa era completamente sconosciuto. Tanto che questa è una frase assolutamente vera, che mostriamo spesso, che arriva da un grosso editore americano di allora, nel 95. Amazon, tu non capisci il tuo business, il tuo mestiere è quello di vendere cose, quindi non devi pubblicare le recensioni dei clienti negative, perché chiaramente se un cliente legge qualcosa di negativo potrebbe tendere a non comprare il libro. La storia la conoscete molto bene. Aneddoto interessante, questo è un concetto di base che abbiamo espanso immediatamente nel resto del mondo, quindi UK, Germania. Mi ricordo ancora quando abbiamo lanciato Amazon in Giappone nel 2000, io ero da pochi mesi, il sito stava per essere lanciato senza questa feature, senza questa possibilità da parte dei clienti di scrivere delle proprie review. Io, ancora giovane, quindi non sapevo bene, ancora giovane interno all'azienda, non sapevo bene come funzionassero i meccanismi, ma attratto curiosamente da questa decisione, avevo chiesto al team giapponese come mai avevano deciso di scegliere di non farlo. E loro dicevano perché in Giappone, culturalmente, nessuno scriverà mai una customer review, perché i clienti hanno questo rapporto di reverenza nei confronti degli scrittori e degli editori, non si permetterebbero mai, proprio concetto culturale giapponese, di criticare qualcuno. Fatto, questo della reverenza culturale in Giappone, stereotipo o meno, comunque ha alcuni riscontri con la realtà, a quel punto sono intervenuto e ho detto, ma guardate che neppure negli Stati Uniti, fino al 1995, 5 anni fa, nessuno scriveva le customer reviews. Storia andata che ovviamente la decisione è stata presa, apriamo la piattaforma, permettiamo ai clienti giapponesi di scrivere customer reviews. Nel giro di 3 anni il Giappone era il secondo paese per numero di customer review per un testo dopo gli Stati Uniti. Quindi è vero, pubblicamente nessuno voleva dare critiche, ma nel momento in cui gli dare uno strumento del genere, il lettore giapponese esprimeva critiche o apprezzamenti nei confronti della review, anzi erano molto specifici nella scrittura di queste review. Quindi questo è un esempio di customer focus, un esempio di una caratteristica del sito che è focalizzata sul cliente, dà libertà al cliente di esprimere un'opinione, che non è necessariamente direttamente correlata alla vendita di quel prodotto. Anzi, per conventional wisdom, se leggi una critica o tante critiche negative, non contro il libro. Quindi di fatto potrebbe essere una contromossa nei confronti della crescita dell'azienda.
passione per l'invenzione. Questa è una cosa molto importante, perché partendo da Jeff, che è un inventore di natura, cioè è nato con la passione dell'invenzione, tutto quello che viene fatto all'interno dell'azienda, o molto di quello che viene fatto all'interno dell'azienda, è una combinazione di focalizzazione alla eccellenza operativa, farò vedere esempi alla fine di questa presentazione, ma soprattutto all'inventare, a creare qualcosa di nuovo. Invenzioni però non sono necessariamente invenzioni grosse, come il Kindle, sono anche invenzioni di vario tipo, anche a livello fine grain, molto granulare. Vi faccio vedere degli esempi. Questo è un esempio che è stato introdotto proprio all'inizio di Amazon, penso nel 96-97, quindi la possibilità del cliente di dire: sono tornato sulla pagina di questo prodotto, magari l'ho fatto parecchi anni dopo averlo acquistato, non mi ricordo, noi ti ricordiamo, sto parlando veramente di fine grain, cioè sono veramente dettagli piccolissimi, ti ricordiamo, ma guarda che hai già comprato questo libro, in questo caso era abbastanza recente, 10 anni fa, sei sicuro di volerlo ricomprare? E quindi questo è proprio un concetto di che all'inizio aveva avuto anche delle contrarietà all'interno dell'azienda, perché se il cliente vuole comprarlo, perché ricordargli che l'ha già comprato? Però è un concetto veramente interessante e che abbiamo anche testato. Il test, perché su internet puoi veramente fare un numero di test statisticamente significativi elevatissimi, ci diceva che la pagina del prodotto che aveva questa feature vendeva di meno di quella che non ce l'aveva. Però questi test statisticamente significativi sono test che ti danno un risultato nel breve periodo. L'intuizione era che comunque, tra le customer reviews, caratteristiche del genere, features del genere, crei questo concetto di fiducia nei confronti del cliente, per cui diventa anche un marchio distintivo da parte dell'offerta, quindi da parte di Amazon, creare questo tipo di situazioni. Questo è un altro, questa è una fotografia, una picture screen della pagina di Amazon Italia di ieri. Vedete, ci sono delle diciture in alto in arancione. In questo momento altri clienti stanno guardando, quindi tu sei la pagina, ti dà la possibilità di vedere quello che gli altri clienti stanno guardando, ovviamente in maniera anomala. Consigli in base alla tua cronologia di navigazione. Queste non sono solamente piccole invenzioni, ma sono anche state piccole invenzioni che continuano a venire migliorate, raffinate, testate. C'è un team che testa se mettere i consigli nella cronologia di navigazione sopra, mentre l'altro sotto genera un response diverso dal cliente. Quindi si tratta veramente di questa ossessione alla piccola invenzione, al test, alla sperimentazione. Torno al concetto di velocità di esecuzione. Velocità di esecuzione vuol dire anche la possibilità di sbagliare, il concetto di errore da noi è molto diffuso, ma soprattutto il concetto di quello che noi chiamiamo fail fast, quindi anche la possibilità non solamente di sbagliare, ma sbagliare molto rapidamente, per cui impari e il prossimo esperimento ti potrebbe dare dei risultati diversi. Il concetto di valido uguale, consiglio a partire dalle navigazioni, consiglio un piccolo regalo, quindi vi faccio vedere 4 caratteristiche e c'è questo concetto chiamato A-B testing, quindi questi web lab che mostrano a un certo numero di clienti una presentazione, un altro numero di clienti un'altra presentazione, e costantemente misuriamo la reazione dei clienti. Passiamo invece al secondo tipo di invenzione, quindi l'invenzione che parte da un clean sheet, da un foglio bianco. Non a caso questo tipo di invenzione parte con, ho scelto Kindle. Cosa assolutamente significativa che molti non sanno è che Amazon non ha inventato l'ebook. Io quando sono arrivato in Amazon nel 2000 c'era già un ebook store. Visto che allora gli reader ci fosse un e-reader di Sony, se non sbaglio, e per un secondo di cui non mi ricordo il marchio. La selezione di libri era piccolissima, la maggior parte di questi libri costava molto di più dei libri di carta stampata, figurate, ed era soprattutto difficilissimo caricarli, bisognava avere cavi, immagino, sì, le porte USB già esistevano allora, quindi collegamento USB, scaricavi il libro, molto molto complicato.
questa è una combinazione di tutti quei principi che vi ho fatto vedere all'inizio: passione per l'invenzione, orientamento del cliente, velocità, piccoli semi, grandi alberi, c'è di tutto. Primo concetto di base, la mancanza di paura, anzi il coraggio di cannibalizzare il proprio sistema di business. Cioè, noi creando Kindle abbiamo creato un modello di business che andava contro il nostro business più grosso, che era il libro di carta stampata, e più profittevole. Un'analogia che viene spesso fatta è l'analogia di Kodak, per esempio. Kodak era un'azienda che, un'azienda che aveva una vastità incredibile della percentuale dei propri profitti che veniva dalla carta stampata, dallo stampare le fotografie. All'interno di Kodak non c'è mai stato, anche per la mancanza forse di orientamento a lungo periodo, quella capacità di reinventare se stessi e dire: ok, per i prossimi 3 anni, cari azionisti, i miei profitti crolleranno perché devo investire pesantemente per reinventare un modello di business che scompare. Cioè, ci metterà 2 anni, 3 anni, 5 anni, poi ci ha messo molto di meno di quanto tutti pensassero all'interno di Kodak. Tra l'altro la cosa interessante è che all'interno di Kodak c'erano tantissimi, bravissimi, giovani ingegneri che sapevano che quello sarebbe accaduto. E avevano tantissimi brevetti sul digitale, un pozzo di conoscenze e di capacità tecnologica incredibile. Era questa cultura aziendale di mancanza di orientamento a lungo periodo, di ottimizzazione dei profitti nel breve periodo, di dimensioni dell'azienda che comunque ci metteva tanto a prendere le decisioni, che ha fatto sì che sostanzialmente altri nomi inventassero o utilizzassero al massimo il digitale, e Kodak è man mano diventata più irrilevante. Qua invece si trattava di prevedere il proprio business dicendo: comunque prima o poi il libro di carta stampata, per ovvi motivi, avrà una valenza inferiore. Se non lo inventiamo noi, lo inventerà qualcun altro. E quindi si trattava di un'azienda che vendeva libri online costruire hardware. Cioè, io stesso e il mio collega, pensavo anche Jeff, venendo da Apple e venendo anche da una Apple pre-Steve Jobs che aveva avuto disastrose decisioni di creazione hardware, ho detto: creiamo hardware, è un disastro finanziario perché non l'abbiamo mai fatto. E ricordo ancora Jeff Bezos, ha detto: se è vero, non l'abbiamo mai fatto, assumeremo le persone giuste e impareremo. Infatti, se qualcuno si ricorda, il primo Kindle, lo guardiamo adesso, è veramente una cosa da archeologia digitale, e poi man mano si è evoluto in questa direzione. Però quindi, torno a dire, ecco perché è importante capire i principi fondamentali di Amazon, che sono la base che ti permettono di arrivare a scoperte di questo genere. Poi, a scoprire invenzioni di questo genere. Per un'invenzione del genere che ha funzionato, ce ne sono state altre che assolutamente non hanno funzionato. Concetto di base, cos'è stata la parte rivoluzionaria? La possibilità di avere i libri in maniera sostanzialmente istantanea, di averli via wireless. Allora, le stazioni, stiamo parlando del 2007, quindi la possibilità di collegarsi su wifi ovunque per strada non esisteva ancora, quindi la possibilità di farlo con wireless, grossissimo investimento, che abbiamo fatto gli accordi con i carriers negli Stati Uniti per permettere ai clienti di scaricare i libri, tenevamo noi il costo dello scaricamento del libro, interoperabilità, quindi la possibilità, subito dopo il lancio di Kindle, la possibilità di leggere il libro digitale Kindle non solamente sul Kindle, ma la possibilità di leggerlo come app su tutte le device che allora stavano già prendendo piede. L'iPhone era stato lanciato prima o meno nello stesso anno, quindi la possibilità di avere, di leggere il libro su laptop, sui primi iPhones, allora forse no, allora i pads non c'erano ancora, i tablets non c'erano ancora, ma subito dopo sono arrivati. Quindi questo concetto di interoperabilità, la possibilità di leggere ovunque. Da lì è nata poi una seconda invenzione che si chiama Whisper Sync, che è un nome che la maggior parte del pubblico non conosce, ma che è sostanzialmente la possibilità di stavo leggendo su Kindle, devo andare da qualche parte, voglio finire di leggere, ho dimenticato il Kindle a casa, apro il mio iPhone o il mio Samsung, apro l'app di Kindle e ricomincio esattamente dove avevo finito col Kindle lasciato a casa.
questo si chiama WhisperSync. Queste vedi sono tutte invenzioni che poi sostanzialmente permettono questa diffusione geometrica, crescita geometrica della lettura, la possibilità di leggere comunque ovunque indipendentemente dal fatto che abbia in mano la device con cui ho cominciato a leggere. Altra invenzione legata a Kindle, questa è Unbroken, chiamata X-Ray, inventata direttamente da Amazon, quindi la possibilità di X-Ray, di leggere ed informarsi sui contenuti di questo libro, quindi la possibilità di conoscere le caratteristiche, cioè dove sono i protagonisti, quante volte il protagonista viene citato all'interno del libro, storie di base legate al protagonista, quindi la possibilità di analizzare proprio come un raggio X il libro. Adesso è stato anche esteso come concetto al film digitale, e anche lì, partito da questa piccola device, clunky come si dice in americano, questa device grossa, brutta, la possibilità poi di arrivare dove siamo arrivati dopo 2007, 15, 8 anni. Cioè, dire una cosa, il passaggio da formato fisico a formato digitale è stato molto, molto, molto più veloce, molto, tre volte intenzionalmente, di quanto noi stessi pensavamo. Mai avremmo pensato che nel giro di tre anni, sui titoli che esistevano sia in formato cartaceo che in formato digitale, su Amazon venivano venduti più copie in formato digitale. È stata una rivoluzione ben più veloce di quanto noi stessi pensassimo. Queste sono piccole invenzioni legate al Kindle recentemente, sono usciti anche in Italia alcuni articoli, quindi la possibilità di, se un cliente vuole, rendere pubbliche le proprie highlights, i propri comment, e quindi creare un nuovo modello di lettura, un nuovo modello di interfacciarsi con l'autore, un nuovo modello di espandere e far vedere le proprie opinioni, quindi un concetto di network legato sostanzialmente al testo e al mio rapporto con l'autore. Da lì poi, stiamo parlando di altri tipi di invenzioni, quindi questo è lo stick di Amazon Fire. Amazon è passata dalla vendita di libri fisici a libri digitali, dalla vendita di DVD fisici alla creazione della propria presenza all'interno del video digitale. Mentre l'ebook sostanzialmente è stato inventato da Amazon, o quantomeno da 0 a 1 c'era già, ma da 1 a 100 l'ha portato Amazon, qua siamo arrivati dopo. Siamo partiti che Netflix era già partito sul digitale, YouTube era già ben diffuso, però si trattava in ogni caso di creare un rapporto con l'utenza Amazon che permettesse di mantenere lo stesso rapporto che avevamo per il DVD fisico. Negli Stati Uniti la migrazione da fisico a DVD è velocissima, mentre il mercato del DVD sta scendendo di double digit anno dopo anno, viene compensato dalla crescita del digitale. E una delle cose che Amazon ha incominciato a fare prima di altre, quindi creare la propria differenziazione, è la search voice recognition, quindi la possibilità di, con un telecomando che è molto simile a questo cosino che è in mano, di cercare il film o cercare il nome dell'autore, il nome dell'artista direttamente con indicazione vocale e arrivare a vedere al risultato della programmazione di quel film. Invenzione successiva, questo Amazon Echo, questo è al momento queste due cose, no, la prima è disponibile anche in UK e in Germania, questa solamente negli Stati Uniti, quindi è sempre dal concetto di voice recognition, è creato questa stazione che sembra uno speaker multimediale all'interno della casa, per cui praticamente parla questo Echo, e un po' come Siri, una combinazione tra Siri, il digitale, il video digitale, musica ed altro, ed è la possibilità di sostanzialmente ritornarti delle risposte. Questa sarà una vittoria o sarà una sconfitta, oppure questo avrà successo o non avrà successo, non lo sappiamo assolutamente. È un concetto di invenzione e sperimentazione. Quindi the most radical and transformative of inventions are often those that empower others to unleash their creativity. Quindi si tratta anche di inventare non solamente per migliorare il tuo modello di business, ma per empower, rendere potenti, rendere indipendenti, creativi gli utenti, i lettori, i creatori di
di contenuti digitali, e da qui siamo partiti con la creazione noi stessi, anche lì, pensate a questo concetto di base. Nel 2007 si vendeva solamente libri fisici, CD fisici, DVD fisici, anzi quando sono arrivati in Amazon nel 2000 il DVD era la rivoluzione, cioè, la maggior parte del business era ancora in cassetta VHS, sto parlando del 2000. Nel 2000, dal 2012 in avanti, sostanzialmente il DVD ha avuto questo forte declino, sempre per quei principi fondamentali che vi ho fatto vedere all'inizio: capacità di muoversi velocemente, DNA dell'invenzione, orientamento di lungo periodo, perché gli investimenti da questo punto di vista sono molto, molto elevati. Quindi trasformare, vendere tutti i tuoi contenuti fisici in digitale, ma andare oltre, non solamente fare accordi con le vari movie house sulla possibilità di offrire i loro contenuti ai clienti, ma la creazione degli Amazon Studios, anche lì all'inizio mossa molto criticata, però per il concetto di we're willing to be misunderstood, abbiamo continuato sulla nostra strada e siamo arrivati addirittura, anche questo qua, assolutamente non previsto, ma una produzione che tra l'altro decisamente discussa per il tema, è molto aggressiva, molto coraggiosa. Per chi non lo sa, Transparent ha vinto il Best Actor e qualche altro sugli Emmy Awards, è la storia di un questo personaggio che è transessuale, se ne è accorto dopo parecchi anni e si è dichiarato dopo parecchi anni alla moglie e ai figli, ed è un serial televisivo che ha avuto un successo incredibile. Abbiamo portato in concetto di, scusa, vado qua per dirla, abbiamo, no, dov'è la parte tedesca? Ecco qua. E ho messo questa fotografia perché proprio questa settimana è stato lanciato in Germania, doppiato in tedesco, quindi ha creato un evento anche in Germania, lo stiamo portando in Gran Bretagna e in altri paesi, e abbiamo incominciato a produrre tramite acquisizione e assunzione di persone che sono in grado di farlo, contenuti televisivi nostri solamente da 2 anni. E in maniera anche abbastanza aggressiva. Adesso ad esempio Spike Lee e Woody Allen, che nonostante in Europa siano famosissimi, negli Stati Uniti lo sono un po' di meno, soprattutto Woody Allen, saranno autori di un prossimo serial televisivo. E quindi cambiamento radicale di questo modello di business, e torno a dire, Kindle nel 2007 era quello che era, siamo arrivati alla produzione di studios, tra l'altro è uno dei pochi uffici che abbiamo fuori da Seattle, il mondo del cinema è ancora a Los Angeles. Scusami che sto andando nella direzione sbagliata. Queste sono altre produzioni. Perché mostro questa slide? Perché tra i fattori decisionali di che cosa mandare in onda e di che cosa investire sulla produzione, teniamo anche i voti dei clienti di coloro che guardano, quindi abbiamo che guardano il film, creiamo degli episodi campione, vengono dati in distribuzione a migliaia, decine di migliaia di utenti, e in base alle reazioni di quegli utenti si decide se continuare la produzione di quel serial televisivo oppure no. Fattore importante, è un elemento di decisione, non è l'elemento di decisione, perché se lasci decidere interamente dall'occhio del cliente puoi anche prendere decisioni non interamente corrette. Quindi c'è in ogni caso il giudizio e il valore dell'esperto, degli esperti televisivi che lavorano con noi, dei critici, quindi questa combinazione tra crowdsourcing e giudizio dell'esperto. Questo è un concetto molto importante, perché se il dibattito è spesso concentrato su crowdsourcing, vuol dire che non serve più il parere dell'esperto, al posto del crowdsourcing. Il concetto di base è che si tratta dell'integrazione dei due. Uno non è esclusivo dell'altro. The Man in the High Castle, tra l'altro, non so se conoscete la trama, è veramente molto interessante, è un fiction, è sostanzialmente cosa sarebbe gli Stati Uniti adesso se la Germania avesse vinto la Seconda Guerra Mondiale insieme al Giappone, e il Giappone
dominasse la costa dell'Ovest e la Germania nazista la costa dell'Est degli Stati Uniti. Vabbè, questo è il concetto di customer reviews applicato anche alle nostre produzioni. Perché questo è importante? Perché le customer reviews, positive o negative, vengono pubblicate indipendentemente, neutralmente, senza nessuna recensione di nessun tipo, anche per i nostri prodotti. E noi utilizziamo le customer review per migliorare il nostro prodotto. Quindi se un prodotto Kindle ha meno di 4 star, ovviamente cerchiamo e capiamo per quale motivo queste 4 star sono 4 oppure non 5, o se sono 3 addirittura peggio, che cosa sono le cose che devono essere migliorate. Quindi manteniamo gli stessi standard per i prodotti degli altri come per i nostri prodotti. Andiamo direttamente sul Kindle Direct Publishing, tema altamente dibattuto. Sicuramente sapete che cos'è Kindle Direct Publishing. Qua io ho semplicemente chiesto al team italiano di farmi vedere quali sono i 3 autori che, devo confessare, ho scoperto l'altro giorno, che hanno pubblicato su Kindle Direct Publishing e hanno avuto un certo tipo di successo. La storia è veramente interessante perché quasi tutti e 3 hanno un comune denominatore, cioè sono stati respinti per più o meno tutti gli editori. I vostri libri non avranno successo, non hanno pubblico e si trovano a avere un parco di lettori, utenti, assolutamente impensato e impensabile nel modello di business precedentemente. Volevo dirvi semplicemente una brevissima storia che leggo qua, quindi Julia Bayman. Julia Bayman, per chi non la conosce, ha lavorato come sceneggiatrice per gli spettacoli della Rai che sono Don Matteo e Carabinieri. Io via da 15 anni in Italia non mi dicono molto, comunque mi hanno detto che sono popolari serie televisive qua di Rai e Mediaset. La scrittura è sempre stata la sua fonte di guadagno, ma si sentiva limitata. Ha avuto quindi l'idea per una sceneggiatura, decidendo però di trasformarlo in qualcosa di più personale. Così ha pubblicato la storia di un libro con Kindle Direct Publishing e è diventato velocemente un successo. Ora Giulia è una delle più famose autrici su KDP, ed ha pubblicato una serie di 3 libri. Il suo libro primo di dare addio è stato l'ebook più venduto nel 2014 sul Kindle Store di Amazon Italia ed è stato tradotto in inglese e sarà disponibile anche negli Stati Uniti dal 7 luglio 2015. Un'altra delle cose che abbiamo fatto è creare un servizio che si chiama Amazon Crossing, che sostanzialmente è la traduzione in lingua inglese o in lingua tedesca o in lingua italiana o in lingua giapponese di libri che su Kindle Direct Publishing stanno avendo un certo successo localmente, che tutti i concetti dell'editoria classica non avrebbe avuto nessuna giustificazione per la traduzione, la gestione dei diritti di quell'opera in altri paesi, e con Amazon Crossing diamo anche la possibilità a Julia Bema, che probabilmente non sarebbe mai stata tradotta in inglese e venduta in America precedentemente. Daniele Gasparri ha la passione per l'astronomia da quando ha 10 anni, all'università infatti si iscrive ad astronomia e ha persino scoperto un pianeta al di fuori del nostro sistema solare. Scrive articoli scientifici all'università e scopre la passione per la scrittura e la divulgazione. Nel 2012 inizia a pubblicare i suoi manuali con KDP ed è uno degli autori che vende di più. Ha pubblicato numerosi libri divulgativi di astronomia disponibili sia in digitale sia in cartaceo, che noi offriamo sia possibilità di Kindle Direct Publishing sia di avere formato Kindle che formato cartaceo. Ultima, Amabile Giusti, è un avvocato calabrese, lo era, perché adesso fa la scrittrice, grazie a KDP ha pubblicato 4 romanzi che hanno conquistato migliaia di lettori, la sua predilezione sono i romanzi rosa, anche se ha scritto altri generi. Annoiata dal proprio lavoro, ha deciso di perseguire la sua passion e diventare una scrittrice a tempo pieno. Alcuni dei suoi libri sono stati pubblicati da alcuni editori, anche se lei non ha mai lasciato completamente KDP. Quindi lei è partita da KDP e poi si è trasferita anche a farsi pubblicare da altri editori, come sto dicendo. I modelli non sono uno esclusivo dell'altro. Lei è un esempio di autore ibrido e questo le dice, le permette di essere libera nel condividere i suoi scritti. Questo concetto di ibrido è un concetto che prenderà sempre più piede, torno a dire. Spesso, e lo leggete sui giornali, lo leggete sui media, si parla di Amazon come di Google, come di tanti altri, come per Amazon che vince, qualche di un altro deve perdere. Il concetto di base è che soprattutto nel business, soprattutto in questa attività, il paragone con lo sport, dove c'è sempre un vincitore, c'è sempre uno sconfitto, è assolutamente sbagliato. Quindi non si tratta di
vincitori e sconfitti. Si tratta di cambiamenti di modelli di business che prendono più o meno tempo. Questo famoso concetto di cui abbiamo cercato più volte la parola in italiano, io poi ne ho avuto una mia di disruptor. Vediamo se qualcuno ha questa idea creativa. In italiano come dite disruptor? Disruptor, io l'ho chiamato sconquassatore, quindi c'è questo concetto di disruptor, ma un'azienda come Amazon dice io nel mestiere faccio il disruptor. È il cambiamento del modello di business che è un output di tutte le attività fatte. Ma il concetto di base che è molto importante da capire è che nel mondo del business, soprattutto di aziende che crescono rapidamente, non si tratta di analogia con lo sport, di vincitori e sconfitti. Spesso questi sono mercati di dimensioni immense di cui i winners, i vincitori, saranno e sono numerosi. Concetto a cui ho alluso precedentemente, willingness to fail quickly and relentlessly, quindi la volontà a fallire velocemente e instancabilmente. Di base questo è una delle cose che Amazon, come molte aziende negli Stati Uniti, ma non solamente negli Stati Uniti, riescono a far bene, che è non sentirti in colpa se fai errori. Cosa che nel concetto soprattutto dell'Europa e soprattutto dell'Europa del Sud è molto presente, cioè si è timidi, si ha paura di sbagliare, anche perché se sbagli all'interno dell'azienda vieni punito. In Amazon è abbastanza l'opposto. Boh, se sbagli ripetutivamente e fai lo stesso errore, ovviamente è un grosso problema. Ma questa capacità di inventare e di sperimentare. Se non sbagli, non hai né inventato né sperimentato. Questo può sembrare una bella frase retorica, però di fatto nel momento in cui crei tutti i meccanismi all'interno dell'azienda per convalidare questa frase, crei un clima di sperimentazione e di invenzione. Allora, questo è un esempio di relentless, di stubbornness, di quelle cose di cui ho parlato prima. Non lo riconoscete, questo sto parlando del 99. Quando Amazon è partita, più o meno contemporaneamente c'era un concorrente che si chiamava eBay, che aveva lanciato il concetto di auctions, quindi di bid peer-to-peer. Jeff Bezos aveva pensato che questo era molto interessante, quindi, nonostante siamo customer-obsessed, ma competitive-focus-aware, siamo partiti e ha detto, ma proprio nel giro di 3 o 4 mesi ha creato Amazon, questo ancora prima che io arrivassi, ha creato un sistema di auctions che non ha funzionato per niente, per vari motivi, uno dei quali è di fatto eBay era molto brava, molto più brava di noi, B era una tab più o meno nascosta sul sito, quindi la gente non andava su Amazon per fare delle auctions, andava su Amazon e quei pochi che se ne accorgevano andavano lì. Non ha funzionato. L'auction è evoluta poi in un altro sconosciuto, questo è un esempio su UK, che si chiama Z-Shop. Non mi chiedete perché Z, perché non mi ricordo assolutamente, ma è comunque la possibilità di ospitare su Amazon dei venditori terzi. Quindi sei un libraio che vende libri usati, già il concetto libro usato c'era allora, vai sui Z-Shop, listi i tuoi libri usati, il processo era molto complicato, e vendi. Anche quello non ha funzionato perché era separato dal sito, continuato a sperimentare, finché siamo arrivati nel 2002, questo invece è il concetto di base di adesso, dove l'idea rivoluzionaria è stata anche semplicissima, non listare i prodotti usati in una parte separata del sito, ma listali sulla stessa pagina del prodotto. Che all'interno di Amazon ha avuto fortissime resistenze, soprattutto da parte retail, da quelli che vendevano i libri nuovi, perché, concetto, mi cannibalizzo il proprio business. Di fatto quello che è stato creato è un modello di business completamente diverso, dove non solamente l'usato veniva venduto, ma anche quel nuovo che Amazon, non abbiamo milioni di buyers, quindi la possibilità di incrementare la nostra selezione tramite venditori terzi. Questo è un esempio di una pagina venduta da una libreria, non a caso abbiamo scelto una libreria, Oepli, che vende un libro, che in quel momento Oepli vince quello che noi chiamiamo la buy box, quindi la possibilità di acquistare, perché probabilmente Amazon è out of stock, non è in stock, quindi Oepli prende la vendita. Quindi questo concetto di trasformazione è partito da un fallimento,
è passato ad essere un secondo fallimento e poi si è evoluto in quello che è. Ad oggi circa il 40% delle unità spedite da Amazon nel mondo è spedita da venditori terzi. Di long term thinking abbiamo parlato a lungo, quello che semplicemente volevo reiterare, questo long term thinking, concetto di pazienza che abbiamo fatto vedere, siamo partiti dal piccolo seme, siamo arrivati alla sequoia, cosa che ho messo perché è uno degli esempi che Jeff ama, di questo albero che veramente diventa gigantesco partendo da dimensioni piccolissime. E questo è un altro concetto di business completamente diverso, Amazon Web Services, quindi la possibilità, per chi non sa, è sostanzialmente quello che adesso chiamano tutti cloud computing. Diversi anni fa, a seguito del concetto di picco, cos'è il concetto di picco? Amazon, come tutti i retailer, ha un picco delle vendite tra novembre e dicembre legato alle stagioni natalizie. Quindi vuol dire che noi abbiamo 10 mesi di business più o meno prevedibile e poi questi picchi per 2 mesi. Quindi tutte le infrastrutture, ovviamente, per mantenere un elevato livello di servizio devono essere programmate sui picchi, però durante l'anno ti trovi a avere infrastrutture fisse sottoutilizzate. Questo è vero non solamente per i magazzini o i call center, ma è anche vero per i server. Quindi partendo da quel concetto di ho spazio sui server, da lì è nato quello che poi adesso conoscono tutti, che è il cloud computing. Ed è stato Amazon sostanzialmente a essere disruptor di qualche cosa che adesso fanno, che fa Microsoft, che fa IBM, che fanno tanti altri, ma loro sono venuti dopo perché avevano un modello di business preesistente e ci hanno messo qualche anno a capire dove la richiesta del mercato sarebbe stata. Quindi la creazione di Amazon Web Services. In molte aziende, prendi i famosi consulenti McKinsey, non fanno altro che dirti devi assolutamente focalizzarti sul tuo modello di business, se ti defocalizzi muori. Se noi avessimo seguito i suggerimenti di McKinsey staremmo ancora vendendo libri fisici da quando abbiamo cominciato nel 1997. Questo è il concetto di marketplace portato in Italia. Scusa, però la parte di base è con vendita su Amazon, logistica di Amazon, quindi i seller a questo punto possono vendere direttamente e spedire direttamente, la parte logistica è stata ampliata in modo da poter ospitare, quindi io sono un seller, vendo libri usati oppure vendo altri prodotti ma non voglio gestire la logistica viene gestita direttamente da Amazon. Quindi questi sono i principi di fondazione della filosofia di Amazon: customer obsession, passione per l'invenzione, volontà a sbagliare, pazienza, orientamento a lungo periodo. Una volta che avete capito, d'accordo o non d'accordo, quali sono i fondamenti di Amazon, a questo punto forse è più facile capire come certe decisioni vengono prese, come certe invenzioni vengono fatte e come di fatto Amazon stia rivoluzionando molti settori dell'economia, non solamente da parte della lettura, ma in molti altri settori. Ultimo punto, e poi apriamo il dibattito. Chiaramente non si tratta solamente di inventare, fare errori, capacità di pensare nel lungo periodo, ma si tratta anche di gestire un'azienda in maniera estremamente efficiente. Però quei concetti di base servono anche a questa cosa. Adesso vi faccio vedere, parto da questo. Noi fino a qualche anno fa, dovevamo spendere dei giorni ai centri di distribuzione, soprattutto sotto Natale, perché i picchi crescevano così velocemente che non avevamo abbastanza personale. Io i primi 3 anni che ero a Seattle, dal 12 di dicembre fino al 23-24 dicembre, lavoravo di giorno negli uffici e alla sera nei magazzini. Da quella poi è nata la tradizione di ogni 2 anni tutti quanti devono spendere almeno 3 o 4 giorni all'interno dei magazzini e ogni 2 anni fare quello che noi chiamiamo customer service training, quindi prendere le chiamate dei clienti. Questo è un esempio specifico, che Jeff Bezos ha vissuto personalmente, faceva anche lui, prende la chiamata di questo cliente e questo cliente dice abbiamo ricevuto questo tavolo è graffiato, dovremmo restituirlo. Lui dice sì benissimo, restituisca il tavolo e l'agente del customer service a fianco a lui, che sostanzialmente gli faceva da training, gli ha detto ah sì, devi fare questa procedura per questo tavolo, è sempre graffiato.
Quindi il concetto di base è hai questa informazione sul fatto che il prodotto ha un difetto, non c'era un cosiddetto closed loop per comunicare alla produzione, nel nostro caso al magazzino, che questo tavolo aveva questo difetto, e quindi noi continuiamo a spedirgli un tavolo con il difetto. Da lì è partito il concetto, e qua stiamo parlando del early 2000, all'inizio del 2000, questo concetto di quali sono i meccanismi che servono per migliorare i processi di produzione. Partendo dal concetto che good intentions don't work, l'intenzione di soddisfare il cliente c'era, continuiamo a spedirgli il tavolo sbagliato. Quindi, ed è un concetto validissimo, non solamente in azienda, nello studio, cioè ti prometti di fare qualche cosa, ma devi focalizzarti su quali sono quei meccanismi che mi permettono di fare il qualche cosa. In questo momento, in questo caso, come sto dicendo, buone intenzioni non funzionano i meccanismi. Ecco qua il meccanismo. Chi di voi è appassionato e esperto di Lean Manufacturing, concetto di Toyota, Toyota e i manufacturer giapponesi di automobili all'inizio degli anni 80 hanno creato questo concetto di qualità ed eccellenza. Come funzionava? Funzionava che qualsiasi operaio sul floor dell'azienda che vedesse passare un'automobile, quando questa automobile aveva più di un difetto contemporaneamente, aveva la possibilità di tirare questa corda, e questa corda completamente fermava il sistema di produzione. Figuratevi una cosa del genere negli anni 80 in Fiat o in Volkswagen, era una cosa assolutamente impensabile. E tutti lavoravano sul fissare, sul mettere a posto quel difetto, e la riproduzione partiva unicamente se il difetto veniva piccolo o grosso. E a questo punto chiaramente elimini tutti i problemi di qualità. Una volta che l'auto viene spedita, ha dei difetti, e torna indietro, i costi sono molto più eccessivi. Abbiamo applicato lo stesso concetto al customer service. Quindi adesso, quando quel tavolo ritorna, se il customer service agent vede questo tavolo per due volte, sostanzialmente c'è questo concetto teorico di Andon Cord, schiaccia un bottone e la pagina di quel tavolo scompare dal sito. Parte un meccanismo di closed loop, per cui l'informazione del tavolo va al buyer del tavolo, va al centro distribuzione, si cercava di identificare qual è il difetto, e a questo punto il tavolo viene rimesso in vendita solamente quando il difetto è stato aggiustato. Quindi concetto non solamente di eccellenza operativa, ma anche la possibilità di dare a un agente del customer service di qualsiasi livello l'empowerment, la possibilità, senza chiedere permessi, senza dover firmare e andare su per le gerarchie dell'azienda, di fare un'attività molto all'alto livello di impatto. Ultima cosa che è molto importante, siamo un'azienda che è ossessivamente focalizzata sugli input e non sugli output. Cosa vuol dire? Che tutti o la maggior parte delle review, delle attività di processo vengono guardate sugli input e non sugli output. Quindi sì, guardiamo i ricavi, ma la gente non viene premiata sui ricavi e i profitti dell'azienda, ma su quelle decine, centinaia di input di cui vi ho fatto vedere l'esempio di prima. Quindi si tratta semplicemente di individuare tutti gli input che creano dei risultati e sostanzialmente focalizzarsi eccessivamente, quasi all'eccesso, su quegli input, e gli output saranno quelli giusti nel breve o nel lungo periodo. Allora, ci tenevo a fare questa carrellata per spiegarvi un po' Amazon, sia all'interno della cultura del cliente, orientamento a lungo periodo, operational excellence, e a questo punto, con tutti questi elementi in mente, possiamo aprire le domande se ci sono. Ringrazio. Io volevo fare due domande, molto brevi. La prima, noi stiamo lavorando qua a un testo su Amazon, monologo teatrale, e noi ci chiedevamo una cosa. Se
il sistema editoriale italiano teme Amazon, oppure Amazon è la scusa per coprire certi difetti, e quindi in America come viene vista questa cosa? E la seconda è una domanda personale: a che punto siete con i droni? Allora, in verità la domanda la dovresti fare agli editori. Detto ciò, tieni conto che noi abbiamo cominciato in Italia veramente da poco, a 4 anni. Io ti faccio un esempio personale dove abbiamo sviluppato questo rapporto positivissimo con Giunti. Giunti non solamente editore, ma come ben sapete ha centinaia, questo è un modello di distribuzione di libreria anche dei piccoli posti dove in genere librai non ci sono, e invece di vederci come nemico hanno sostanzialmente molte idee sono state loro perché non distribuiamo Kindle in libreria? Quindi abbiamo creato un modello di business per cui per essere comprato il Kindle, nel momento in cui il Kindle viene venduto nella loro libreria, loro hanno un processo di remunerazione per quei librai. E abbiamo sviluppato tantissime altre attività insieme a loro. E quindi devo dire che sono stato un editore che al posto di dire lamentarsi del cambiamento, perché alla fine non è che ti lamenti di Amazon, ti lamenti del mondo che cambia, si sono trovati ad essere veramente molto, molto proattivi. Ultimamente la maggior parte dei bravi editori, di quelli gestiti bene, hanno migliorato anche i profitti, perché trasferendosi la quota, sto parlando a livello non necessariamente italiano, di venduto da fisico, che ha un costo di produzione e gestione ben più alto del digitale, si sono trovati sostanzialmente dalla parte ricevente dei benefici di questa cosa. Quindi questa è la risposta breve alla tua domanda. La parte dei droni, che è molto più divertente, non è un'azione di PR, poi che ci sia stata tanta bella PR è un altro discorso. L'FAA ha finalmente dato l'approvazione ai test negli Stati Uniti pochi giorni fa, altrimenti l'avremmo fatto in Canada e in UK. Si tratta di qualche cosa che probabilmente vedremo dal punto di vista sperimentale visibile in qualche anno, non so dirti se 2, 3, 5, e si tratta, ed è una cosa veramente complicata, ma tra 10 anni verrà giudicata normale, quindi si tratta di, probabilmente non va bene in zone e situazioni urbane molto complicate, però in zone suburbane dove comunque il costo del trasporto del singolo package ha molto più senso, quindi è vero, esiste, e lanceremo un servizio che si chiama Prime Air e sarà veramente molto interessante. Però tra l'altro di fatto hai colto un'invenzione di cui non hai neanche messo la slide. Grazie. Una domanda molto puntuale: perché scegliere di avere un formato proprietario di ebook, invece, visto che dei libri cartacei si vendono i libri di tutti gli altri editori, perché non usare l'EPUB? Allora, la cosa interessante è che io ho lavorato per 2 aziende, una si chiama Apple e una si chiama Amazon, e tutte e due avevano il loro formato e tutte e due hanno avuto un grosso successo. La risposta di base è perché l'abbiamo inventato noi, il formato Kindle, e perché nel momento in cui hai un formato di questo genere sul quale hai la libertà di innovare, migliorare velocemente, ampliare la qualità del servizio, ti piace, lo tieni. Quindi di fatto nel momento in cui lo standard abbassa la qualità, non vuoi abbassare la tua qualità. Ma il concetto di pub e di standard è un po' un mito. Di fatto, come ti ho fatto vedere prima, hai un formato Kindle e non devi leggere su Kindle per leggere. Puoi leggere su qualsiasi formato, macOS, Windows, iPhone, Android, qualsiasi cosa. Se hai un contenuto digitale in formato EPUB, ce lo dai, te lo trasformiamo noi in Kindle. Quindi non c'è nessun limite da questo punto di vista. Però il nocciolo della risposta è perché possiamo andare più velocemente e pensiamo che la qualità sia molto migliore. Però non limite, voglio dire, se tu hai EPUB, ci dai il contenuto, lo traduciamo noi e va direttamente in formato publishing, Kindle. Buongiorno. Ciao. Uno dei vostri punti di forza sono l'assenza degli scaffali. Quindi volevo sapere
Se doveste immaginare un concept di libreria Amazon, la immaginereste con gli scaffali o senza gli scaffali? Allora, prima risposta, da quando è che apriamo il centro di distribuzione al pubblico? Vabbè. Presto, noi abbiamo aperto il centro di distribuzione al pubblico in Stati Uniti, UK, Germania, Europa, e presto sarà anche in Italia. Ti invito ad andare a vederli perché di scaffali ne vedrai veramente tanti. Cioè, capisco lo spirito della tua domanda, però voglio dire, gli scaffali non sono visibili al cliente, sono da un'altra parte. Sono tanti, sono alti, sono elevati, triple dimensioni. Cioè, gli investimenti che il cliente non vede a supporto del fatto che non c'è uno scaffale visibile sono enormi. Detto questo, non so veramente come rispondere alla tua domanda. Di fatto, se stiamo parlando ovviamente di prodotti fisici, perché se c'è un prodotto digitale la necessità dello scaffale non c'è. Il concetto di visibilità del prodotto, di showroom, il fatto di vederlo, sia che sia uno scaffale o un concetto di scaffalatura, ci deve essere. Poi che questa scaffalatura possa essere tecnologica, smart, abbia dei riconoscimenti barre piuttosto che vocali piuttosto che altro, chissà, quello potrebbe essere il futuro, non ne ho assolutamente idea. Detto questo, mi vedo difficile un concetto di negozio dove la scaffalatura come concetto, non necessariamente come forma fisica, quello cambierà tantissime volte, non esiste. Era questa la domanda? No, una domanda molto semplice, mi chiedevo quali erano le motivazioni dietro all'acquisto di Twitch, così una curiosità, cosa che vi aveva spinto a interessarvi a questo mondo? È il... Tra l'altro la cosa che mi fa ridere è che sapete cos'è? Sostanzialmente la possibilità di vedere altri che giocano online. Abbiamo acquistato un'azienda che io, quando vedo mio figlio che la usa, mi incazza come una bestia. Comunque, detto questo, il concetto di base è questo, è come sta evolvendo il consumo del media. E il videogame è di fatto un fenomeno inevitabile, unisce la produzione di video che abbiamo visto prima, quindi è una fonte di ispirazione e di innovazione, questo è il concetto di base. È un sito con un traffico a crescita geometrica, e c'entra tantissimo all'interno del concetto di creazione di contenuti o di osservazione di questi contenuti, quindi questo è il concetto di base. Però sì, questo ogni tanto mi fa senso, c'è un'acquisizione di aziende e poi chiedo a mio figlio di non usarle, però le uso ovviamente. Buongiorno. Ciao. Un po' di curiosità. Uno, lo scorso ottobre si vociferava riguardo la possibile apertura vicino Torino, cioè fuori Torino, di uno stabilimento Amazon. Quindi quanto è... Scusa, per l'apertura di che cosa? Un magazzino Amazon. Sì, vicino a Torino? Sì. Ah, rumors. Ah, ok. Sì. La domanda è un'affermazione? No, abbiamo letto su Repubblica, c'era questo rumor, appunto questa voce che volesse l'apertura del magazzino, quindi se è fondata o meno, questa era la domanda. La seconda, la curiosità... ovviamente non rispondo, quindi non lo so. Ah, non, ok. La seconda era un'altra curiosità riguardo l'acquisto del Washington Post da parte di averci messo le mani, cosa ha spinto, se semplicemente, se lo sa lei, se... Ma... Premesso per chi non lo sa che questa è una sua acquisizione personale che non ha assolutamente nulla a che vedere con Amazon e di cui ne parla pochissimo all'interno dell'azienda. È questa volontà di cambiare un modello di business. Quindi sostanzialmente questa è la curiosità intellettuale di acquisire un brand famosissimo come Washington Post e cercare di costruire insieme a loro un modello che poi possa essere completamente diverso. Quindi si tratta ovviamente della curiosità intellettuale di trasformare un modello di business. Questa è l'ultima curiosità sui big data. Amazon da pura
ignorante nell'ambito, cioè, commerciale, pare che avesse fondato questo modello di business senza modello di business proprio sulla vendita anche dei big data, sulla gestione di big data ad aziende terze. Non so se è un'idea completamente errata che mi sono fatta della... Definiscimi big data in questo contesto. Ovviamente tutti i customer, tutti i data provenienti dai suoi customer, cioè tutti i trend. No, sarebbe un errore mortale se Amazon facesse una cosa del genere, sarebbe assolutamente... Ok, no, era pura curiosità. Grazie. Ci sono sempre, buongiorno. Ciao. Dati molto confusi in rete. Il dato in percentuale del mercato dei libri rispetto al mercato totale di Amazon? È in forte calo, perché stanno crescendo tantissimo gli altri. La parte mediale, adesso sai che proprio non mi ricordo. Comunque la parte, noi diamo il dato non del libro separato, ma dei contenuti mediali, quindi musica, DVD, videogame, software, libri, ed è sotto il terzo, è meno di un terzo del fatturato totale di Amazon. Follow up, posso? Molti hanno preso questa supposizione, appunto, che sia in forte calo soprattutto il mercato dei libri, e in America hanno criticato il fatto che una volta che Amazon ha conquistato il mercato dei libri e quindi distrutto, traducendo disruptive, distrutto il mercato... Disruptive e distrutto è un po' diverso comunque. Però insomma, quindi il mercato editoriale, quindi gli editori, come... Qual è lo scenario possibile da qui in avanti, ovvero che Amazon abbandoni, che evidentemente lei non mi risponderà mai di no, che non... di sì, o okay, che comunque cerchi di lavorare con gli autori, gli editori, eccetera, eccetera? Secondo me ci sono due concetti fondamentali che vanno chiariti all'interno della tua domanda. Uno, il fatto che il peso del libro e mediale cali all'interno di Amazon non è perché cali la focalizzazione e l'attenzione, altrimenti non continueremo a investire su Kindle, Amazon Studios in modo in cui l'abbiamo fatto, semplicemente che crescono molto velocemente anche gli altri business, quindi un'azienda che sta creando e crescendo in tantissime direzioni è semplicemente un rapporto matematico, il denominatore diventa sempre più grande e quindi il numeratore fa sì che la percentuale sia più bassa. Quello è l'unico motivo, non è una mancanza di attenzione o una mancanza di focalizzazione, tutt'altro, l'opposto è vero. Il dibattito editori, autori, cioè Amazon, sto parlando in questo momento del digitale, Kindle, ha fatto sì che la gente leggesse di più. Ci sono dati chiarissimi, statisticamente significativi, sul fatto che nel momento in cui un lettore ha Kindle, legga di più, ma non legga di più solamente nel digitale, legga di più anche nel fisico. E quindi si tratta semplicemente di un processo di trasformazione, non si tratta di Amazon distrugge, Amazon prende e poi butta via. Quelli sono più scoop giornalistici che altro. Per quello che ci tenevo a farti vedere tutti i concetti che portano alla definizione di quello che fa l'azienda, perché una volta che sai quelli, poi sai come l'azienda si comporta. Ma ti posso assicurare in maniera più assoluta che non c'è questa teoria del complotto che hai più o meno descritto, che sostanzialmente sono le testate di alcuni giornali. Quindi no, non è così. Per noi il libro, la lettura, i contenuti mediali sono di vitale importanza, sono una cosa anche che ci appassionano. Cioè, da noi ci sono scrittori, sceneggiatori che lavorano per Amazon, lettori, persone veramente appassionate come voi alla lettura, ai contenuti mediali. Ah, altro concetto di base, giusto, mi farei ricordare. Siamo talmente ossessionati sulla scrittura che, a parte per situazioni del genere, PowerPoint è abolito all'interno dell'azienda. Dal 2003 non esiste PowerPoint. Cioè, quando noi facciamo delle presentazioni all'interno dell'azienda, ovviamente quando ci sono 10-15 persone, scriviamo dei documenti, abbiamo delle regole ben specifiche, il documento deve essere al massimo di 6 pagine, più qualche appendice, e tra l'altro uno dei modi per essere assunti in Amazon è essere bravi a scrivere, quindi esprimere dei concetti. Quindi questo è
di fatto è quello che tu descrivi è esattamente l'opposto di quello che accade all'interno dell'azienda. Faccio una domanda. L'hai fatta molto timidamente questa domanda, comunque devi preoccupare. Ti ringrazio per il rispetto. Faccio una domanda io intanto. Sì. Riprendendo anche un po' quello che ci aveva detto Wiley a inizio anno, lui sosteneva molto fortemente il suo ruolo da agente, chiaramente, no? E, però quello che diceva era che nella eccessiva libertà data all'utente si rischiava nello scaffale, nella vetrina di Amazon, di dare troppo spazio al bestseller per ovvi motivi commerciali e di orientamento al cliente, ma di perdere di vista quella che poteva essere la nicchia, la qualità, che non, rischia di non trovare più spazio nella libreria che scompare per tutti i motivi che sappiamo, ma neanche nel sito di Amazon, perché risucchiata dal bestseller che ha più visibilità. Questo era, diciamo, quello che era uscito più o meno dall'incontro che avevamo avuto con Andrew Wiley. Sarebbe interessante capire qual è il tuo punto su questo argomento. Ho fatto vedere esempi di non bestseller in tutta la presentazione. Il concetto di Amazon è esattamente l'opposto. Cioè, uno dei motivi per cui Amazon sul libro ha avuto successo è il concetto di coda. Quindi la possibilità di acquistare libri che normalmente, prima su carta stampata, adesso in formato digitale, in libreria era difficilissimo trovare, per limiti di scaffalatura, che abbiamo fatto la domanda, ovvi, mentre su Amazon trovi milioni di titoli, anche di quelli che vendono 2, 3, 4, 5 copie all'anno, una copia all'anno. Quindi, se il commento che è stato fatto è esattamente quello, il modello di business di Amazon è esattamente l'opposto. Poi, che si siano vendite tantissime copie di Harry Potter è innegabile. No, ma non è tanto il discorso del trovare quanto del vedere, forse. Su Amazon hai possibilità infinitamente più elevate di vedere, scoprire, anche perché, voglio dire, il vedere è confuso, cioè in genere uno va, cerca un autore sconosciuto, cosa fa? Search. Arriva alla pagina del prodotto, non sa se quel libro che cercava o meno, esiste questa invenzione tecnologica che si chiama Search Inside the Book, per cui abbiamo digitizzato ancora prima del formato Kindle milioni di titoli, per cui davamo la possibilità agli utenti di leggere alcune pagine per vedere se era esattamente quello. Quindi, sia dal punto di vista della customer experience, degli investimenti tecnologici, è esattamente l'opposto. Cioè, su Amazon puoi scoprire il libro, la coda o il libro meno diffuso, ma non solamente scoprirlo, acquistarlo, che poi alla fine è quello che interessa all'autore, molto più che in altre tipologie di offerta. Quindi mi sembra un commento anche abbastanza naive, perché è talmente palese che l'opposto sia vero, che vi era facile rispondere a questa cosa. Voi cosa ne pensate? Chiediamo ai ragazzi. Che è l'ora di pranzo. No, uno dei investimenti principali pre-Kindle è stata la digitalizzazione di tutti i libri, tanto che all'inizio abbiamo letteralmente acquistato scanner e abbiamo incominciato a digitalizzare tutti i libri, sto parlando di 10-12 anni fa, per permettere appunto all'utente che arrivava sulla pagina di un libro e non sapeva esattamente se quel libro era il classico che stava cercando, l'edizione che stava cercando, piuttosto che il commento che stava cercando, di poterlo verificare direttamente all'interno del libro. One more. Volevo provare a dar voce a questa cosa ne pensiamo, dicendo cosa ne penso io, quale può essere la paura. La paura può essere, anche ricollegandomi a quella del formato degli ebook, che Amazon più che diffondere voglia sostituirsi. Quindi quando qualcuno farà un ebook, quando il mercato sarà dominato da Kindle, dovrà farlo in formato Mobi o AZV. E quando le serie televisive saranno prodotte
e sarà dominato il mercato da un nuovo modello di business, bisognerà comunque anche quelle pubblicarle e passare da Amazon. Ovviamente è anche giusto che ognuno faccia il suo mestiere e vinca i competitors. La paura può essere nel mondo più piccolo dell'editoria, poi anche più piccolo come certo. vendite in senso mondiale, comunque come diffusione poi di gente che non parlo solo di ascolta musica, guarda film, ma proprio anche semplicemente per i libri, che è una nicchia ancora, una nicchia nella nicchia, sia quella di dire molte professionalità anche andranno perdute, perché quello che era il crowdsourcing unito al parere dell'esperto può venire invece bypassato in altri aspetti, come proprio quello dell'edizione. Nel self-publishing emerge solo il crowdsourcing, non c'è mai l'editor o l'agente che dà un marchio di qualità. Allora, devi tenere in mente un concetto di base che a mio avviso è l'assunzione che devi tenere in mente, che è, o l'assunto si dice in italiano, assunto. Assunto. Che ovviamente mi stanno anche registrando, quindi questo è viral. È una situazione in cui il mercato è talmente vasto, le possibilità di offerta sono talmente elevate, che non c'è assolutamente questa situazione che stai descrivendo. Chiaro che noi continuiamo a investire, continuiamo a migliorare le tecnologie, continuiamo a assumere le persone più brave, facciamo quello che dobbiamo fare. Ma soprattutto poi parlando anche del video digitale, voglio dire, la concorrenza è talmente vasta e noi siamo semplicemente uno dei tanti player, che veramente questo rischio, e ho capito lo spirito del tuo commento, è veramente inesistente. Ovviamente noi siamo focalizzati a continuare a migliorare, a inventare, a creare nuove cose. Chiaramente, se poi le creiamo giuste, guadagni utenza da questo punto di vista. Ma non c'è questo concetto di li porto tutti e perché li attraggo sulla mia barca e poi una volta che sono tutti sulla mia barca faccio quello che voglio io. È un concetto che non è supportato dalle dimensioni dell'offerta. Le dimensioni dell'offerta sono enormi. E poi torno a dire, Amazon in Italia, io personalmente sono amico di un piccolissimo editore che si chiama Guaraldi, un ossessionato con Fellini. Le cose che ha pubblicato su Kindle con Fellini, che prima non poteva assolutamente pubblicare, il numero cioè voglio dire, poi non è che Amazon gli abbia creato ricchezza, prima vendeva 5 copie di qualche cosa, adesso ne vende 20. Però di fatto Amazon ha dato la possibilità a questi piccoli editori di avere un mercato che non esisteva. Assolutamente, quindi questo è il concetto di base, cioè i fatti dicono esattamente l'opposto. E lo dico veramente con molta passione, molto spirito, perché lo vediamo e lo sentiamo tutti i giorni. Poi capisco che si crea la storia di successo, poi però alla fine tutti questi cambiamenti che stiamo vedendo sono sostanzialmente cambiamenti di internet, è il mondo che sta cambiando. Però dire headline del giornale, è il mondo che sta cambiando, internet non è che faccia molto, crei molto lettore. Se poi ci metti dei nomi a fianco è molto più appealing. Io se lavorassi per Amazon, per erodere le quote della concorrenza, della concorrenza, regalerei vagonate di scaffali in legno agli editori, alle librerie. Scaffali in legno da mettere dentro librerie? Per riempire le librerie. Idea come interessante. L'obiettivo? Per Amazon erodere le quote della concorrenza, cioè continuare a riempire le librerie di scaffali in legno. Interessante. Tra l'altro, se vai sul sito di Amazon e vai giù fino in fondo, c'è scritto carriere con Amazon, clicca lì. Posto? È possibile avere le slide? Tendenzialmente no. Però scusa, tu hai visto che facevi fotografie? No, faccio adesso. Certo, è stato filmato, voglio dire. Te lo puoi ricostruire. Ti do anche lo... Ok. Ti ringrazio. Ciao.